Roberto, per caso è successo qualcosa? Mi devi dire qualcosa? Ti vedo abbastanza silenzioso. Beh, oggi la prof di italiano mi ha messo due al tema. Un'altra insufficienza, Roberto, possibile che tu dall'inizio dell'anno che stai collezionando due, tre insufficienze? Ma cioè, che cosa hai scritto in questo tema? Si può sapere? Aspetta che te lo leggo, così mi dai il tuo parere, perché secondo me è ingiusto. Che disastro, io non ce la faccio più, guarda. Un giorno, mentre mi incamminavo verso scuola, ho notato davanti ai miei piedi un pezzo di cacca verdastro. E ho pensato subito che fosse di Matteo, perché a lui piacciono molto le verdure. Proseguendo la mia camminata, ho notato un altro pezzo di cacca, questa volta marrone scuro. E ho pensato che fosse di Simone, perché a Simone piace tanto mangiare la cioccolata fondente. Proseguendo verso scuola, davanti ai miei piedi ho notato un bel pezzone di cacca grosso e ho capito subito che fosse di Francesco, perché lui, essendo grosso, gli piace tanto mangiare. Infine, No, mentre no, aspetta, camminavo. aspetta, ma non continuare. Potrei sapere la tematica di questo tema di merda qual era? Era un vero amico, si riconosce nel bisogno. Cioè, no, io non ci posso credere, Roberto. Tu non sei mio figlio! Tu non sei mio figlio!